Radio Parlamento. Ci diamo del tu, ma dovresti anche togliere la cravatta. Subito. Nome? Nuccio Altieri. Età? 39 anni. Partito? Forza Italia. Provenienza? Bari. Professione? Giornalista. Famiglia? Ho sposato con Erika e ho una bambina di 10 mesi. Tu ti sei dichiarato Nuccio, ma in realtà ti chiami? Trifone. San Trifone è il santo patrono di Adelphi, un paese a 10 km da Bari. Mio nonno si chiamava Trifone. Sei novizio in Parlamento, no? E anche subentrato, ti ritieni un fortunato nella vita? Beh sì, la vita è fatta di fortuna e di energia. La fortuna va corteggiata, è donna, quindi, ma senza fortuna si può fare, si può arrivare fino a un certo punto. Cosa fai esattamente per noi alla Camera? Sono nella commissione cultura e scuola. Secondo me la cultura e il turismo sono l'unica attività produttiva, e dico attività produttiva, su cui è giusto investire per il futuro. Ma tu vedi un futuro per gli italiani fatto tutto di guide turistiche e di centurioni romani? Beh, io ritengo che da Pompei potrebbe vivere un quarto della Campania. Noi siamo il primo paese per siti UNESCO in Italia, quindi questa è una risorsa che noi teniamo, siamo gli unici ad averla, ma non la utilizziamo per far salire il PIL. Ti convince la buona scuola, la cosiddetta buona scuola di Renzi? Ecco, lì sono riusciti a fare un titolo migliore del testo del provvedimento. Oltre all'intonaco che viene giù, secondo te qual è oggi il maggiore problema della scuola italiana? Dobbiamo accelerare tutto. Io ho visto ancora mio fratello, un fratello dal quale ho 23 anni di differenza, che studia sullo stesso libro dove ho studiato io. In Puglia è difficile essere di Forza Italia in questo periodo? Eh sì, noi in Puglia purtroppo abbiamo la colpa di aver avuto ragione. Ma secondo te oggi chi ha più possibilità di diventare il nuovo leader della destra, Salvini o Fitto? Ma io vorrei che il leader del centrodestra fosse scelto dagli italiani. Tu ce lo vedi Berlusconi accontentarsi di fare il sindaco di Milano? Io non posso accettare che Berlusconi non voglia un futuro del partito. Ed è chiaro che in questo momento il futuro deve essere affidato alla nuova generazione di Forza Italia. Secondo te, Nuccio, il patto del Nazareno è morto o no? L'unico patto che mi appassiona è quello con i nostri elettori, quello è l'unico patto che noi dobbiamo rispettare. Dimmi, cosa fai per tenerti in forma? Adesso l'attività fisica che faccio è tenere in braccio Asia, che pesa 10 kg. Ce lo dici un bel detto in dialetto pugliese? Ci Parigi tenesse l'umer, sarebbe una piccola bear. Riesci ad accennarci anche una canzone del cuore? I've got you under my skin, I've got you deep in my heart of me. Quale di questi paesi non confina con la Grecia? L'Albania, la Macedonia o la Romania? La Romania. Bravissimo, complimenti. Dacci due motivi per riportarti un giorno alla Camera. In 6 mesi penso di aver prodotto diversi atti parlamentari, quindi datemi ancora qualche anno e sono certo che potrò rappresentarvi ancora meglio. Grazie mille, Nuccio. Grazie a te.